Stiamo aspettando Landini, come già è stato detto, ma arriverà a breve. Questa serata è stata organizzata dall'Associazione Libera Cittadinanza, di cui che io rappresento. Il tema della serata è il libro di Paulo Flores Larcais, filosofo e direttore di Micromega, Democrazia. E ne discuteranno con lui il sindaco di Parma Federico Pizzarotti e Maurizio Landini appena arriverà. E introdurrà e gestirà il dibattito Vincenzo Tradardi, il nostro socio. Io ringrazio innanzitutto i relatori per aver accettato il nostro invito. Ringrazio anche tutti voi che siete qui numerosi nonostante questo tempo inclemente. Io vi darò alcune informazioni pratiche, non entro nel merito del dibattito perché, come vi ho detto, sarà introdotto da Vincenzo. Però una frase del libro di Flores la vorrei citare, perché è una frase in cui io mi riconosco totalmente. E è questa: se vogliamo essere cittadini, siamo costretti ad essere militanti, poiché la democrazia si regge solo sulla lotta per la democrazia. Ecco, Libera Cittadinanza è da anni che sta cercando, che sta lavorando e sta operando perché un sempre più maggior numero di cittadini diventi militante. Siamo infatti convinti che un vero rinnovamento della politica possa avvenire solo con l'impegno di cittadini consapevoli e informati. E crediamo che il dibattito di questa sera possa contribuire ad aumentare il nostro grado di consapevolezza e anche, speriamo, a renderci tutti un po' più militanti. Sempre nell'ottica della militanza, la nostra associazione Libera Cittadinanza ha aderito al Comitato Provinciale per il referendum sul lavoro. E fuori, l'avrete già visto, molti di voi hanno firmato, stiamo raccogliendo le firme per questi referendum. Anche qui io non entro non mi soffermo sull'importanza di raccogliere il maggior numero possibile di firme, perché spero che poi, anzi credo, che lo farà Landini molto meglio di me. Sempre fuori trovate il libro di Flores e io vi invito caldamente a comprarlo. È un libro piccolo che si legge molto bene e in questo momento di confusione generale e anche di snaturamento del significato delle parole contribuisce a mettere punti fermi e a fare chiarezza, quindi vi invito a comprarlo. E un'ultima cosa, mi tocca anche questa: noi siamo un'associazione di volontari e ci autofinanziamo e queste iniziative costano, quindi se volete darci un contributo ci fa molto piacere. All'uscita troverete una cassetta apposita. Grazie e buona serata. E ora la parola a Vincenzo. Poche parole anch'io dopo quelle che ha pronunciato Maria. Intanto permettetemi di ricordare un compagno che ci ha lasciato in queste ore. Forse i più giovani non hanno nozione di questo nome. Ho preso dalla rete un'ora fa che è morto Enzo Baldassi. È stato, sì, d'accordo. Aveva 88 anni, una vita straordinaria, lo ricordiamo però, è stato partigiano, compagno comunista, si è impegnato poi nell'amministrazione della città di Parma, è stato consigliere, è stato sindaco dal 63 al 70, anni importanti, pesanti, poi è stato parlamentare, una vita credo straordinaria la sua, tanti ricordi, insomma lui è stato sindaco in anni molto molto, molto impegnativi, ed è stato sindaco come se era sindaco allora, sempre dalla parte giusta. Sindaco Baldassi fronteggiava la celere, non sarebbe mai successo quello che è successo qui a Parma alcuni mesi fa, quando il sindaco uscente doveva essere protetto
dai corpi speciali di polizia. Questo non succedeva. I sindaci erano dall'altra parte. Degli studenti, perché io mi ricordo che ci venne a tirar fuori dalla caserma di Via Fondelia quando nel 68 ci presero in tanti, presero anche Don Moroni, insomma, prendevano tutti. Ma ripeto, la sua vita è stata una vita straordinaria, noi lo ricordiamo con grande affetto e io non ho dubbi che anche la municipalità a questo servitore vero del paese, della nostra città, e non solo della nostra città, è stato parlamentare, dedicherà un ricordo adeguato. Passo al tema di questa sera, poche parole, anche perché abbiamo i tempi contingentati, alle 8 e qualcosa dobbiamo lasciare perché la sala deve essere affrontata per lo spettacolo. Ieri a Parma, al Teatro 2, c'è stata un'altra grande assemblea, c'era Antonio Ingroia, il magistrato della Procura di Palermo, che presentava un suo libro. Tanta gente appassionata, tanti giovani. Sabato scorso in questa stessa sala c'era Matteo Renzi in tour per le primarie per il PD. Altra storia. Oggi qui con Libera Cittadinanza siamo di nuovo a parlare di un altro libro, appunto il libro di Paolo Floras e d'Arcais, intitolato Democrazia. Anzi, democrazia con il punto esclamativo. Poi magari Floras ci spiegherà come dobbiamo interpretare quel punto interrogativo. È una sorpresa, un'indignazione, che sentimento è legato a quel punto esclamativo. Un libro piccolo, un libro tascabile, quindi si porta facilmente in tasca, potrei anche dire un libro nero, un piccolo libro nero sulla democrazia tradita in Italia, e cioè sui misfatti, sulle manipolazioni, sulla dissipazione del nostro patrimonio democratico. E questo è chiaro fin dall'inizio, fin dall'incipit del libro, che è una domanda: ha ancora senso parlare di democrazia? E qualche pagina dopo segue questa frase: è sotto gli occhi di tutti che una democrazia degna di questo nome è oggi introvabile. Le democrazie realmente esistenti sono sempre più un pallido simulacro dei valori solennemente richiamati nelle Costituzioni, più spesso una parodia. Negli angiporti dell'establishment e nelle suburra dell'attività di governo, i politici infangano e calpestano ogni giorno i diritti dei cittadini di cui dovrebbero essere emanazioni. Dunque, avete capito che non è un libro, un saggio per specialisti, non tratta in modo astratto, dottrinale, i temi, i modelli, le varianti della democrazia. Paolo Floras entra a gamba tesa nel dibattito politico sulle cause di questa crisi e sulla emergenza democratica che attraversa il nostro paese, in un momento delicatissimo. Una denuncia, ma anche un'analisi appassionata, per questo bisognerebbe sempre portarsi in tasca, di che cosa significa democrazia presa sul serio, senza aggettivi, ma democrazia presa sul serio. Di Floras voglio ricordare solo una cosa, brevissima: è uno di quegli intellettuali, appartiene a quella gruppo, a quella schiera molto ristretta di intellettuali, sempre più ristretta, custodi e interpreti del pensiero critico. Per la verità sono stati sempre rari, se pensiamo al periodo del fascismo erano pochissimi, no? Gli intellettuali che osavano sfidare la dittatura fascista. E questo avviene in una stagione, in un ciclo storico lungo, troppo lungo, che sembra non finir mai, che è iniziato, se vogliamo mettere una data, nel 1989, in cui abbiamo assistito al trionfo del pensiero unico. Un ciclo storico in cui la politica ha ceduto lo scettro all'economia, e cioè al mercato, e cioè al neoliberismo, e scrive Paolo Floras: un ciclo storico in cui i padroni della politica e del profitto sono riusciti a spacciare il liberismo come sinonimo di democrazia e anzi il suo brodo di cultura. E ne discutiamo con Landini
appena arriverà, che è il segretario nazionale della FIOM CGIL. Beh, cosa rappresenta oggi la FIOM di Landini e Landini stesso? E è già singolare il fatto che se c'è una categoria sindacale di cui conosciamo il segretario nazionale, forse è solo la FIOM, anche questo ci dovrebbe fare pensare. Beh, cosa significa per noi cittadini, per noi la FIOM, Landini oggi significa una delle poche forze politico-sindacali che conduce una strenua battaglia in difesa dei diritti del lavoro, dei lavoratori, nelle fabbriche, sui posti di lavoro, con scelte e battaglie difficili, eroiche starei per dire, dalla Fiat di Pomigliano all'Ilva di Taranto. Ma dobbiamo dire qualcosa di più. La lotta della FIOM di Landini per i diritti e per la democrazia in fabbrica, e qui noi firmiamo il referendum, questa lotta è in realtà lotta generale per la democrazia in generale di tutti, dentro e fuori la fabbrica, perché se passa la discriminazione in fabbrica, si passa che l'idea che la legge e la Costituzione si ferma ai cancelli delle fabbriche, come il tentativo è in atto, beh allora qui in quel momento viene messa in discussione la libertà e la democrazia di tutti, la Costituzione di tutti, e per questo noi dobbiamo essere solidali con questi movimenti. E infine il terzo ospite, il nostro gradito ospite, interlocutore di questo dibattito, che è il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, diventato sindaco da pochi mesi, 5 mesi, 15 anni con del pelle. È diventato sindaco dopo una rivolta di piazza che ha costretto il presidente sindaco Vignali alle dimissioni, che il Movimento 5 Stelle avrebbe raccolto molti voti a queste ultime elezioni amministrative, era una cosa scontata, mi pare, no? Lo si diceva già prima delle elezioni, almeno una percentuale a 2 cifre si diceva, che il Movimento 5 Stelle potesse conquistare un comune importante come Parma. Questo non era affatto scontato. Era molto più difficile fare una previsione di questo tipo. Perché penso che forse neanche tu, se posso darti. Io l'ho sempre detto, sono testimone. E invece al ballottaggio, con un 62% di preferenze, ha sbaragliato l'avversario di turno. Parma, dunque, ancora una volta, laboratorio del cambiamento. Questa vittoria del Movimento 5 Stelle a Parma io la interpreto così, come il segnale della volontà di cambiamento di un elettorato che non ne può più con la vecchia politica interpretata in un certo modo da certi partiti, da una certa classe, a cominciare da Berlusconi, ma non solo Berlusconi. Il Movimento 5 Stelle aveva fatto della democrazia un'altra parte, no? Un particolare aspetto della democrazia, la democrazia partecipata, uno dei suoi cavalli di battaglia. Ora Pizzarotti, la sua giunta, la sua maggioranza consigliare si trovano a dover onorare e rispondere a questa domanda di cambiamento, a questa richiesta di voltare pagina e di restituire sovranità ai cittadini, dopo che per 13 anni, ma la metafora riguarda tutto il paese, questa sovranità è stata umiliata da una maggioranza, da una dittatura della maggioranza arrogante. Quante volte ci siamo sentiti dire da Buzzi di Alzina, ma noi abbiamo la maggioranza, non avevano neanche la maggioranza, e chiudevano e troncavano con arroganza il discorso lì. Ecco, allora speriamo che si apra una pagina nuova da questo punto di vista, e qui sta tutto l'interesse di questo dibattito che facciamo questa sera, che spero che sarà molto interessante, molto partecipato. Spero che Landini arrivi per cogliere, no, tutti gli interventi. Io non mi dilungo più però oltre, e quindi darei, se siete d'accordo, la parola per primo al sindaco di Parma, poi se arriva Landini, facciamo parlare Landini, poi conclude Flores. Ovviamente c'è il problema dei tempi, se siete d'accordo io vi darei 15 minuti a testa, mi segni? È troppo poco? No. Io poi faccio un altro poco. Vi segnalo.
giusto per il microfono. Ecco, si passa. Cosa propone il sindaco? Vediamo. Non dividersi in gruppi, però, ogni lavoro. Esatto, questa invece è una bellissima idea, penso che possa essere ritratta dal passato. Buonasera a tutti. No, piuttosto come mia proposta, voglio dire, ultimo arrivato. Sì, no, era piuttosto che, quando arriva Landini, chiederemo anche a lui il tema della democrazia, ma di parlare 15 minuti così di qualsiasi cosa che mi venga in mente, mi sembra più carino magari una discussione che possa anche portare reciprocamente poi delle considerazioni. Cioè, esatto, quindi io partirei, esatto, perché sennò i 20 minuti tipo discorso monumentale mi annoiano più che un dibattito, si parla un po' meno tutti, ma si parla più. No, io partirei dalla considerazione di prima, fatta da Maria, sulla citazione del libro, cioè sul tema della militanza. È vero che, e penso che la dimostrazione di questa frase sia anche nel fatto che io sia qui e che il movimento, sia a Parma che in altri contesti, stia crescendo, proprio per il fatto che ci sono tante persone che nel tempo sono rimaste deluse dai partiti e non dalla politica, perché poi facciamo sempre questa differenziazione che è molto importante quando, insomma, mi sento dire siete l'antipolitica, invece abbiamo sempre cercato di dire siamo magari l'antipartito, cioè il partito per come è stato identificato in passato, cioè per come è stato visto dal punto di vista strutturale internamente, proprio dal tema anche sempre della democrazia, la democrazia interna dei partiti. Quando insomma, si delineano delle linee per cui già prima si sa chi sono i candidati, i nomi sono sempre quelli, e uno si chiede ma com'è possibile che decidano sempre per gli stessi, no? Anche in una logica di rinnovamento all'interno degli stessi. Quindi partendo da questi concetti base, penso che la voglia di intervenire, la voglia di movimento, la voglia di intraprendere e quindi di partecipare sia fondamentale. Aggiungerei però un concetto che secondo me è fondamentale della democrazia e di un cambio di passo, se posso permettermi, magari un concetto che posso aggiungere, di un cambio di passo della democrazia, perché infatti non basta partecipare, ma bisogna informarsi. Questo tante volte però non è colto e non è coltivato, perché non basta ci aggreghiamo, votiamo una cosa, stabiliamo una linea tutti insieme, però dipende questa linea come viene, qual è la coscienza della linea che si sta tracciando e delineando. Quindi oltre alla partecipazione serve anche proprio l'attivismo inteso come voglia di comprendere, approfondire le materie, ognuno nel suo tema. Quindi la battuta del dividiamoci in gruppi, invece, secondo me, al di là dei gruppi tematici, cioè degli incontri che stiamo facendo in tutti i quartieri, ma potrebbe essere a seconda delle proprie inclinazioni, ognuno sì, perché non si può essere tuttologi, lo sostengo da sempre, ognuno partecipa al gruppo per cui ha le competenze, magari lavorativo, ha studiato, quindi chi nel sociale, chi non so, nella scuola, nell'informatica, nei lavori pubblici, cioè crearsi una coscienza con cui si partecipa che abbia però un fondamento, per cui le decisioni sono consapevoli. Se no quello che avviene, a me ricorda sempre un po' il milionario, no? Facciamo coi tasti, cosa ne pensate, il pubblico dice così, ma non ha coscienza di quello che si è chiesto. Invece non deve essere solamente questo, ma deve essere una crescita costante per avere consapevolezza di quello di cui si sta discutendo. Se no la domanda in sé si può schierare a favore o contro a seconda di quello che si è sentito, di quello che ti hanno detto, di come è posta la domanda. E tanto si è fatto, secondo me, di questa cosa, di porre bene le domande. Abbiamo 18 anni, secondo me, di periodo in cui si sono poste bene le domande, perché poi dobbiamo sempre ricordarci che se siamo comunque in una democrazia, adesso non per parlare male per forza di Berlusconi, ma l'hanno votato, ci possiamo dire l'hanno votato, lui, come diceva magari anche citando esempi parmigiani, aveva la maggioranza e quindi era legittimato. È vero, ma probabilmente c'era poca conoscenza, c'era poca consapevolezza di quello che si stava andando a votare. Quindi secondo me oltre alla partecipazione, oltre al mobilitarsi, serve crescere la consapevolezza. E questo vuol dire anche impegno, vuol dire anche uscire alla sera quando non si ha voglia a partecipare ai gruppi, perché
Io anch'io stesso adesso mi sento dire, e io penso di pretendere una cosa diversa, no? La partecipazione, mi sento dire, io ti ho votato, adesso devi decidere, poi ci vediamo tra 5 anni. No, 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 io voglio che quando c'è il gruppo di quartiere tu partecipi, che faccia delle azioni insieme, anche piccole, insieme al tuo quartiere, per portare avanti delle azioni, non deve essere solamente l'attesa di qualcuno che decida per te. Questo non è facile, è un percorso, non è che si fa da un giorno all'altro. Però quando in questo periodo ci siamo sentiti attaccati perché abbiamo voluto solo fare quello che abbiamo sempre fatto, cioè gli incontri nei quartieri in cui si discute, personalmente mi ha fatto sorridere, perché secondo me era quello che tutti si aspettavano, che noi facessimo degli incontri. Il come si sono tenuti, perché non erano in una logica rigida in cui siamo stati abituati per tanti anni. Noi dietro il tavolo che diciamo delle cose, forse qualcuno che alza la mano è più temerario, perché quando sei in una sala di 100 persone non tutti sono lì a voler dire la sua, perché hanno paura del giudizio degli altri, e quindi invece la logica proprio dei gruppi era quella che in un gruppo più piccolo si partecipa a tutti. Quindi, tornando al tema iniziale, militanti sì, ma consapevoli. Consapevole vuol dire impegno, vuol dire anche spendere un po' del proprio tempo, perché quante volte mi sono sentito dire, ma scusa, perché non vieni anche tu a fare un banchetto? Ma non c'ho tempo, sai, la famiglia, i figli, e poi devo andare a correre, andare in bicicletta. Capito, anch'io, no? Cioè, parlo per me, nel mio piccolo avevo delle cose da fare e certe volte le ho sacrificate per, proprio per partecipare e per documentarmi. Quindi quello che va fatto è una cittadinanza attiva che si mobilita, e solo con questo potremo avere una democrazia, nel senso più proprio del termine, consapevole, perché pochi non dovrebbero decidere per tanti, in ogni caso. Poi vanno trovati degli strumenti, perché è ovvio che non si può tutte le volte, no, consultarci in 180.000 andando proprio alle urne, io penso per Parma, col foglietto, no? Ci devono essere dei grandi temi. Se spendo 30 milioni di euro lo faccio, se devo comprare, il mio esempio è stato, devo comprare le penne, fidatevi, almeno sulle penne, io sono anche tirchio, dico tante volte, quindi fidatevi che le compriamo giuste. Però invece bisogna trovare degli strumenti, stiamo crescendo anche nel comune, adesso lanceremo le prime consultazioni online, che non voglio chiamarle votazioni, ma neanche sondaggi, per chiedere determinati argomenti, ma deve crescere il numero delle persone che si iscrive con carta d'identità, perché ogni testa deve corrispondere a un voto. Non è il sondaggio dei giornali che faccio click 10 volte, ho votato 10 volte, ma deve essere, no, una testa, un voto, come dovrebbe essere alle elezioni, come alle elezioni. E quindi però sono piccoli passi che stiamo costruendo dal punto di vista tecnico, stiamo facendo un incontro di quartiere. Io spero che la risposta a questi temi ci sia, no? Rispetto alle aspettative, poi non deve essere da un giorno all'altro. Quindi su questo tema, no, all'interno del libro volevo capire, rispetto alle riflessioni, cioè volevo capire, chiedevo, così passo la palla, se no faccio quello che dicevo che non avrei fatto, se ci sono state anche riflessioni sulla crescita di consapevolezza che va fatta, se no rimaniamo ad Atene e a Roma. Se si stacca, poi ci ho provato. Io mi trovo che trovo che siamo assolutamente, almeno su questo, sulla stessa lunghezza d'onda. Questo piccolo libro è organizzato in una decina, mi sembra, di capitoli. Uno di questi capitoli si intitola Democrazia e illuminismo di massa e analizza esattamente questo aspetto. La democrazia non è che spingiamo un bottone, diciamo sì o no, a delle opzioni che ci vengono proposte, e meno che mai semplicemente che mettiamo la croce su un nome o su un simbolo di cui molte volte sappiamo ben poco, ma la democrazia è deliberazione attraverso il confronto argomentativo, cioè si discute, si elabora, si analizza. Per discutere bisogna avere informazione vera, informazione non manipolata, e attraverso l'elaborazione collettiva, quello che appunto ho chiamato un illuminismo di massa, alla fine si arriva alle decisioni. E questo non è un processo che avviene
solo nel momento in cui si vota, è una sorta di processo permanente, perché poi su ciò che si è deliberato bisogna discutere sugli effetti, se erano quelli che ci si aspettavano e così via. E quindi effettivamente, del resto è il nome del gruppo che ha organizzato questa serata, la democrazia implica cittadinanza attiva. Cittadinanza attiva che significa anche fatica della democrazia, perché tutti noi vogliamo partecipare, tutti noi critichiamo i partiti che sono lontani, estranei alle nostre esigenze, eccetera, ma il partecipare attivamente effettivamente ha anche dei costi. Io ricordo di aver introdotto il tema della politica di professione e politica bricolage un po' più di 30 anni fa, e naturalmente l'idea di parlare di politica bricolage non è neanche stata presa in considerazione, e però sostenevo esattamente questo: se noi ci accontentiamo di una democrazia in cui si delega a dei professionisti che fanno la politica a tempo pieno e non fanno altro nella vita, questi politici di professione inevitabilmente finiranno, per un verso, per allontanarsi sempre più da noi e per altro verso per assomigliarsi sempre più fra loro, perché la politica per loro diventerà un mestiere. Da quel mestiere dipenderanno guadagni, status, fama, potere, eccetera. E quindi la politica, che diventa un mestiere a vita, e l'intero ambito della politica, che viene monopolizzato da mestieranti della politica, inevitabilmente ci sottrae la sovranità, inevitabilmente ci sottrae qualsiasi capacità di influire sulle decisioni, perché potremmo sempre e solo scegliere fra persone o partiti che inevitabilmente finiranno per assomigliarsi sempre di più, perché per loro il vero interesse sarà la loro carriera, non rappresentare noi. Perché ci sia una effettiva rappresentanza, bisogna che l'interesse preponderante della persona che abbiamo delegato a rappresentarci sia quello di rappresentarci e non di fare la sua carriera. Questo implica rompere col monopolio della politica come professione a vita e imporre istituzionalmente almeno forti, fortissime dosi di politica bricolage, cioè di politica che la fanno i cittadini dedicando ad essa una parte, una quota, neanche tutta, solo una quota del loro tempo libero. Se non si riesce a realizzare questo nelle istituzioni, inevitabilmente vinceranno sempre i politici di professione, inevitabilmente diventeranno titolari di una professione a vita e inevitabilmente si assomiglieranno sempre di più e saranno casta. Ora, voi capite però che chiedere politica come bricolage non può fare affidamento solo sulla volontà di ciascun cittadino, perché in effetti è una fatica partecipare alla vita politica, e se si ha l'impressione che il tempo che si dedica alla politica poi non dà risultati, è inevitabile che si finisca per ripiegare sul privato. Il sottotitolo di questo libro, prima mi è stato chiesto perché quel punto esclamativo, perché è intuitivo, perché è il nostro obiettivo la democrazia, non è lo stato in cui già ci troviamo. Ma il sottotitolo dice libertà privata e libertà in rivolta, perché noi troppo spesso, appunto, per delusione rispetto alla politica, ripieghiamo in una libertà privata, ci accontentiamo di essere liberi consumatori, ci scegliamo come organizzarci il tempo libero,
rifiutiamo la sfera pubblica, la fatica dell'incontrarsi e del fare politica, e nel momento in cui riduciamo la nostra libertà a una libertà privata nella sfera della vita personale, degli hobby, della cultura anche, delle passioni, degli amori, di tutte queste cose che sono fondamentali ovviamente nella vita di ciascuno di noi, ma se ci riduciamo a questa, a una libertà privata, inevitabilmente poi ci sarà anche la nostra libertà potere di cittadini che dovrebbero essere i sovrani in teoria, che sarà privata, ma privata in un altro senso, privata nel senso che ci verrà sottratta e che noi in realtà, dedicandoci solo alla sfera privata, avremmo contribuito a che ci venga sottratta. D'altro canto, se quando si cerca poi di organizzarsi in piccoli gruppi che discutono, in cui ci si deve informare, devono valere le competenze, eccetera, la partecipazione spesso è enormemente ridotta, e questo non lo possiamo semplicemente imputare ai cittadini che non partecipano, fino a che queste forme di politica bricolage non vengono istituzionalizzate e il cittadino che partecipa non sente che con quel sacrificio, per cui invece di andare al cinema ha partecipato a una riunione, è un sacrificio per un verso, ma poi non è più un sacrificio perché è una cosa appassionante, perché attraverso quel lavoro insieme ad altre 10 persone, poi però ne scaturisce qualcosa attraverso cui lui conta sul serio. Se si riesce a istituzionalizzare questo, allora la cittadinanza attiva funziona. Se non si riesce a istituzionalizzarlo e alla partecipazione non corrisponde un effettivo potere, è inevitabile che dopo 2-3 volte, alla quarta, il cittadino preferisca organizzare una cena con gli amici, visto che ha la sensazione piuttosto realistica che ha pestato l'acqua non portare. Ecco, questo credo sia una prima risposta. Poi, nel momento giusto arriva Alizia Lapid, quindi riprendiamo con lui. No, innanzitutto lo ringraziamo per essere qui e gli lascio subito la parola. Tanto mi dispiace ma di essere arrivato tardi, che non è mai simpatico. Ero a Brescia, un'iniziativa, poi siccome ci sono un po' di aziende in crisi, di presidi, eccetera, c'è stata una convocazione del prefetto, ho dovuto fare un po' di cose che il mio lavoro in questo momento comporta. Poi c'era un mezzo di luce universale, arrivando in autostrada, lì si fa quel che si può. Ma io vorrei partire proprio da questo punto, e cioè dal fatto che penso che ci sia nel nostro paese una evidente crisi della democrazia. A proposito di partecipazioni, e credo che sia una crisi della democrazia che riguarda in particolare una crisi della rappresentanza politica, ma secondo me non solo politica, ed essendo un sindacalista penso che riguardi anche le organizzazioni sindacali, e penso che siamo ad un passaggio, ad una fase particolarmente importante. Faccio diciamo così 3 esempi. Uno, credo che ci sia una crisi della democrazia perché il livello di concentrazione del potere in mano a pochi secondo me non è mai stato alto come in questa fase.
se uno si fa una semplice domanda, chi è che decide oggi? Le scelte più importanti, se uno pensa al lavoro, chi è che decide quali sono gli investimenti da fare, quali sono le produzioni che servirebbero, quali sono le scelte di politica industriale che un paese fa, chi è che decide queste cose? Sono i governi? Sono gli stati? O non siamo di fronte al fatto che uno dei problemi, quando si parla di democrazia e quindi anche di luoghi di partecipazione, è che il potere che ha assunto il sistema finanziario, le grandi multinazionali, sta condizionando in molti casi anche il ruolo degli stati, delle nazioni, proprio sul significato più di fondo di che cosa si produce, perché si produce, che significato può avere, quale sostenibilità può avere tutto questo. Io credo che questo sia uno dei punti di fondo da cui partire anche per decidere che scelte si possono fare, perché mai come adesso quello che tu fai anche localmente o è dentro a una dimensione generale o hai una visione anche di quello che succede o rischia secondo me di essere anche difficile localmente poter agire se non hai anche una dimensione generale di quello che avviene e se in senso generale anche le politiche generali affrontano questo tema. E a me pare che questo è un tema grande come una casa, in una situazione, per questo dicevo parto da lì, in cui noi siamo di fronte ad un rischio molto concreto. Io lo vedo sempre di più e penso che sia un tema oggi poco discusso, e cioè il sistema industriale che noi conosciamo rischia di saltare e con questo migliaia di posti di lavoro rischiano di saltare. E il lavoro, io continuo a pensare, e cioè la possibilità per le persone di vivere lavorando e quindi avendo una dignità, è un punto centrale di fondo. E noi siamo, oggi abbiamo fatto un convegno, a proposito, perché ero a Brescia nel mattino, abbiamo fatto un convegno nazionale sulla siderurgia. E avevamo invitato anche Federacciai. La siderurgia, non solo Ilva, che uno potrebbe anche fare discussioni su cosa può significare. Noi siamo di fronte al fatto che il sistema siderurgico nel nostro paese rischia di saltare, non c'è solo l'Ilva, c'è la Lucchini, potrei farvi l'elenco di imprese che rischiano di saltare con migliaia di posti di lavoro dietro. Se pensiamo a quello che sta succedendo nel settore dell'auto, uno potrebbe dire che mi è semplice dirlo, ma vediamo cosa sta succedendo, o qualsiasi altro tipo di settore, perché siamo di fronte al fatto che dall'informatica alla siderurgia noi siamo di fronte a questo problema, si perdono posti di lavoro e c'è il rischio che questo salti. La domanda è chi è che decide quali investimenti si fanno, dove si fanno, cosa si produce per creare nuovi posti di lavoro. Non c'è un punto qui di crisi di fondo della democrazia e di perdita di ruolo anche della politica, perché quando non sono più gli stati, non sono più i governi, non sono più le nazioni che decidono, ma sono altri luoghi, questo è un punto di fondo. Da qui io faccio derivare anche un problema di democrazia che può riguardare a questo punto anche la rappresentanza politica. A me naturalmente colpisce molto il fatto che ormai sei di fronte a un problema che è quello che la maggioranza delle persone interrogata dai sondaggi dice che non va a votare. Io sono stato 15 giorni fa, o meno, non mi ricordo, adesso uno perde anche il tempo, in Sicilia a fare un attivo dei delegati della Sicilia. Come è noto c'è una campagna elettorale anche lì, mi dicevano allora, poi non so se adesso è cambiato, che i sondaggi davano la possibilità di un non voto tra il 55 e il 60%, vuol dire cioè che poi io mi auguro che così non sia, però questo è un elemento. Questo secondo me pone evidentemente un punto, ed è una cosa che se uno non sta chiuso in una torre d'avorio, ma gira, va in treno, prende un autobus, va al bar, parla con persone normali, si accorge oggi che il livello di sfiducia che c'è, almeno io lo percepisco così, come c'è in questa fase, io non l'ho mai visto. Io vi faccio un esempio: se io vado in un'assemblea di metalmeccanici, un'assemblea e voglio un applauso, basta che io parli male della politica o del sistema dei partiti e hai delle ovazioni. Io lo trovo un problema, devo essere sincero, non lo considero un elemento di cui essere contento, ma penso che anche qui ci sia un punto di fondo. Quando parlo di una crisi della rappresentanza, penso che buona parte delle persone rischiano oggi di non sentirsi rappresentate a sufficienza. Perché? Perché c'è una lontananza tra quello che è il problema che io vivo e quello di cui stanno discutendo. Sento molto spesso che il problema mio, che sto perdendo lavoro, che non so come andare alla fine del mese, che mi aumenta,
che non c'è nessuno che è in grado di rappresentarli, e il rischio che le persone di fronte ai problemi si sentano da sole, quindi siano costrette a dargli delle risposte, pone un problema di questa natura e mette in crisi anche i sistemi di rappresentanza. Lo dico da questo punto di vista perché considero che possa esserci un problema alla lunga che riguarda anche il sindacato. Poi faccio l'ultimo ragionamento che riguarda appunto, e in questo mi permetto, mi fermo un attimo, penso che qui ci sia un problema, anche che le attuali forme della politica non sono in grado di dare una risposta a una domanda, se vuoi anche di partecipazione, perché io trovo che se uno legge il fatto che la gente o non va a votare, o considera che non ci sia necessità di scegliere, oppure non sceglie tradizionalmente i partiti e bolla tutto questo come antipolitica, secondo me uno che fa un'affermazione così non capisce quello che sta succedendo. Io non ho questa sensazione, anzi, io sento sempre di più una sfiducia, ma una domanda di poter partecipare, di poter cambiare. E il problema forse è che le forme tradizionali o attuali con cui tu puoi partecipare non sono all'altezza di questa domanda e c'è bisogno al limite anche di un cambiamento. Io qui vedo un altro tema. Arrivo poi alla fine e mi ricollego all'inizio. Quando dico che c'è un attacco, secondo me, che quando è in crisi la democrazia, perché io un attacco ai diritti nel lavoro, come c'è adesso, non l'ho mai visto. Parlando con persone che hanno più anni di me e che hanno vissuto al limite anche l'esperienza finita la guerra di costruire o di ricostruire il paese, trovo alcuni che mi dicono che secondo loro adesso è peggio anche di quello che loro hanno vissuto. Io faccio una serie di esempi di quello che sta avvenendo. Lo dico perché a volte è stato anche sottovalutato. Quello che sta succedendo o che ha fatto la Fiat non è grave solo perché non fa gli investimenti, ma quando tu arrivi al fatto che sei tu impresa che decide quali sindacati possono esistere e quali no, tu sei di fronte ad un attacco, non a questo o quel sindacato, si può essere d'accordo o non d'accordo con la FIOM, non è questo l'oggetto della discussione. Quando tu arrivi a dire che una persona in azienda, non ha, in qualsiasi luogo di lavoro, non ha più il diritto di poter esprimere quello che pensa perché può essere discriminato o non ha la possibilità di scegliere, tu sei a un attacco alla Costituzione e alla libertà delle persone che non ha precedenti. E questo è un punto che non è un problema del sindacato, questo è un problema politico. Io vi racconto, ieri sono stato a Napoli, sapete cosa sta facendo adesso la Fiat a Pomigliano? Ha perso la causa, no? La Corte d'Appello del Tribunale di Roma gli ha detto che deve riassumere gli iscritti alla FIOM perché ha fatto una discriminazione, non perché sono iscritti alla FIOM, perché ha fatto una discriminazione. In questi giorni l'azienda, con i suoi capi, così mi dicono i lavoratori, sta contattando ogni singolo lavoratore di quelli che è dentro, dicendogli: tu o firmi un appello che dice che bisogna che non rientri nessuno, perché se rientrano quelli lì e tu non firmi, tu sei uno di quelli che io metterò fuori al posto di quelli che faccio entrare. Capite a che livello si arriva? E vorrei far notare che noi non ci siamo limitati a dire adesso rientrano quelli, abbiamo detto rientrano tutti quelli che sono fuori, se ci sono dei problemi si fa un contratto di solidarietà, si farà come normalmente avviene in qualsiasi azienda che ha una situazione. Quando dico che c'è un attacco alle libertà è perché se tu fai passare una logica di questo genere cambia anche il sistema di relazioni sindacali di un paese. In Italia esiste un sindacato, è esistito fino ad oggi un sindacato confederale, cioè generale. Una persona aveva dei diritti non perché era un metalmeccanico o un dipendente del commercio, ma perché era un lavoratore, in quanto tale, in qualsiasi azienda lavorasse, grande o piccola, aveva diritti minimi che erano garantiti a tutti, che non potevano essere messi in discussione a seconda del posto e del luogo del lavoro in cui eri. Se questo principio viene messo in discussione, cioè che a parità di lavoro deve corrispondere parità di diritti e di retribuzione, tu sei di fronte alla messa in discussione, insisto, della Costituzione del nostro Paese. E allora la domanda che io faccio molto secca è questa: oggi vedo che ad esempio lo strumento democratico delle primarie viene utilizzato sia
dalle forze che si richiamano al centro-sinistra, vedo che anche adesso Berlusconi, se non ho letto male i giornali stamattina, annuncia che anche loro, oltre a lui ritirarsi, farà le primarie. Allora io mi pongo questa semplice domanda, ma se, e io non ho nulla in contrario, trovo che sia uno strumento democratico importante, ma se ai cittadini, tutti a questo punto, gli riconosce il diritto non solo di votare, ma addirittura istituisce uno strumento, può piacere o no, ma che prima di votare sceglie chi ci va o i programmi che ci sono, e quindi ti pone il problema di estendere gli spazi di democrazia per la scelta delle persone. Mi spiegate perché non è un problema e nessuno ne parla, anzi si dà per scontato che l'unico luogo in cui uno cessa di essere un cittadino è quando entra in un luogo di lavoro, perché lì non hai più diritto né di sentirti poi delegato né di poter votare il giorno d'altro. E questo, io insisto, non è un problema sindacale, perché se passa una logica di questo genere, io ho imparato che se nei luoghi di lavoro la democrazia non c'è, non c'è neanche fuori dai luoghi di lavoro, perché vuol dire che i rapporti che si determinano portano anche un elemento di autorità molto forte. Allora, a proposito di partecipazione, questo è il punto, perché badate che limitare questi diritti ti nega anche un altro elemento. Ti nega la possibilità di poter discutere anche di come ti organizzi, di come lavori dentro le fabbriche, di che scelte fai, di quali investimenti fai. Non a caso oggi sei nella situazione che sta passando la logica, che devi essere contento se lavori, devi stare zitto, anzi devi ringraziare quello che ti dà il lavoro, capite che anziché un diritto al lavoro passa l'idea che il lavoro è un favore? E che tu devi ringraziare e stare zitto perché sei più fortunato di un altro, altrimenti se non accetti di fare quello che ti dico io ti posso chiudere anche la fabbrica e posso andare a investire da un'altra parte. E badate che quando quelli della FIA a Pomigliano Mirafiori sono stati messi da soli di fronte a un ricatto, perché uno che ti dice fai quello che ti dico io ti chiudo la fabbrica è un ricatto, nessuno è libero di dire questa cosa. Ai lavoratori di Pomigliano che mi hanno telefonato, telefonavano ai delegati, ci vogliono far firmare, io gli dicevo tu firma, perché gli eroi non esistono, non so se è chiaro, e se firmano tutti è come se non firma neanche uno, ci siamo? E a quel punto lì è palese la contraddizione, ma è normale che di fronte a un ricatto di questo genere la politica non trovi di meglio che dire se fossi un lavoratore voterei sì o voterei no, o schierarsi? Come si fa a non capire che se uno non è libero di poter dire quello che pensa, quella non è democrazia, e che a quel punto lì il ricatto non è un ricatto contro quei lavoratori, ma è un ricatto contro quel territorio, contro quel paese? Perché se un'impresa come quella, come la Fiat o un altro, qualsiasi impresa tu prendi, è quella che è, non è solo grazie all'intelligenza dell'imprenditore che fa la sua parte, ma è grazie anche a chi ci ha lavorato, grazie agli investimenti, grazie al territorio, e grazie all'università, e grazie a quello che quel paese lì ha fatto. Quindi quando un imprenditore pensa di essere un fenomeno che può ricattare chiunque, non sta ricattando un lavoratore, sta ricattando un paese. E capite cosa può pensare una persona che invece è stato lasciato da solo? Chi lo rappresenta? A me, che nel momento in cui è arrivato il boss e mi ha detto fai quello che ti dico io ti licenzio, chi è che è stato al mio fianco per darmi una tutela? Perché è proprio in quel momento lì che sarebbe servito un governo degno di questo nome. Se un governo che vuole difendere gli interessi di un paese non interviene proprio quando c'è una sproporzione di rapporti di quel genere lì, quando è che deve intervenire? E invece è intervenuto per dare ragione. Siamo di fronte al fatto che grazie alla Fiat oggi in Italia abbiamo una legge che il governo Berlusconi ha fatto e il governo Monti non ha pensato due minuti a cambiarla. Oggi noi siamo l'unico paese in Europa che ha una legge che dice che in azienda puoi fare degli accordi che derogano dai contratti e dalle leggi, vi è chiaro? Se una legge è derogabile non è più una legge, e a quel punto lì tu ti puoi trovare che qualsiasi azienda di qualsiasi settore oggi in Italia ha quel diritto lì, che non è un diritto, è una messa in discussione della Costituzione. E voi capite che è piuttosto complicato pensare a quali forme di partecipazione puoi costruire se le imprese possono fare ricatti di questa natura. Mi permetto di dire che a proposito di partecipazione, noi ad esempio siamo tra quei soggetti che hanno sostenuto e stanno raccogliendo anche in queste ore le firme
per fare un referendum abrogativo dell'articolo 8 e un referendum abrogativo per ripristinare l'articolo 18, perché anche dare la possibilità alle persone di licenziare chi vogliono, perché questo è quello che avviene, non è un elemento che porta avanti. E di fronte al fatto che si è dimostrato in questo paese che anche i referendum possono essere uno strumento di partecipazione democratica, no? E cioè, se pensate al referendum contro il nucleare, se pensiamo al referendum dell'acqua come bene comune, se pensiamo al fatto di non fare leggi, si è dimostrato che le persone, anche oltre i partiti, possono organizzarsi e possono utilizzare anche uno strumento democratico. Dopo uno può dire sì, però i partiti possono tener conto fino a mezzogiorno, è un problema che esiste e che va affrontato, ma credo che questo sia un altro elemento che noi dobbiamo mettere in campo. Perché? Perché non è mai successo nella storia del nostro paese, dalla Costituzione in poi, che ci sia stato un Parlamento che abbia fatto delle leggi per permettere alle imprese addirittura di derogare dalla Costituzione. Capite che non era mai successo? E di fronte a una situazione che sta capovolgendo, perché siamo al paradosso, consentitemi, è un titolo di gallino, ma che io trovo efficace, cioè siamo di fronte al fatto che la lotta, tra virgolette, di classe non la fanno quelli che stanno peggio adesso. La lotta di classe l'hanno fatta quelli che stavano meglio contro quelli che stavano peggio, e addirittura hanno fatto anche le leggi per poterla fare, che se le cose non erano regolari hanno fatto la legge per dire che erano regolari. È come quando Donato Attena aveva fatto la legge che siccome l'acqua non era potabile ha alzato i livelli per dire che era potabile l'acqua, non è uguale. Siccome era incostituzionale l'accordo fatto dalla Fiat, Sacconi e Berlusconi prima di andare via cosa hanno fatto? Hanno fatto una legge che dice che è possibile fare anche quella cosa lì. Siamo di fronte a questo passaggio. Allora, se uno discute di democrazia e di partecipazione, non siamo di fronte a un attacco alla democrazia e alla partecipazione che non ha precedenti, che riguarda, se volete, le scelte generali, che riguarda la politica, che riguarda la vita dentro i luoghi di lavoro. Allora io penso che invece la democrazia e la partecipazione sono la condizione, lo dico anche proprio da un punto di vista sindacale. Questa cosa sta portando ad accordi separati, e gli accordi separati li fanno le imprese, non li fanno le altre organizzazioni sindacali. Io trovo che fare una legge sulla rappresentanza, e qui la chiudo, dovrebbe essere un problema politico generale. Una legge che dice che è diritto di chi lavora, iscritto e non iscritto al sindacato, di poter votare per eleggersi i propri delegati, e che qualsiasi accordo che tu fai a livello aziendale o nazionale per essere valido deve essere approvato dalla maggioranza dei lavoratori. Badate che questo è un elemento che supera anche le divisioni sindacali. Perché se le persone sono libere sempre di potersi esprimere e di decidere, anche quando ci sono diversi punti di vista tra i sindacati, gli accordi separati non ci sono, e ricostruisci dal basso anche la possibilità di una unità sindacale, che è un diritto delle persone che lavorano, non semplicemente delle organizzazioni. Per questo io penso che oggi noi siamo di fronte ad un passaggio di questa natura, e mi permetto di dire, spero che il confronto politico, anziché limitarsi a vedere se è meglio essere giovani o anziani, che certo è un problema importante, diciamo così, però quello che io vedo che manca ancora è sia un giovane sia un anziano che cosa fanno se vanno al governo e come affrontano questi problemi di come costruisci il lavoro, di come dai una nuova democrazia, di come estendi gli spazi di democrazia oggi che sono invece chiusi. A me pare che sia questo il punto. E c'è una lontananza, io credo, ancora troppo forte su questi temi, e c'è un vuoto, io credo, ancora di rappresentanza che deve essere colmato in questa direzione.